Ciao gente, benvenuti o bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Giulia e oggi siamo qua per spacchettare un pacco di Shein dedicato a delle cosine beauty per la casa. Ormai non mi dilungo più a dirvi che sono in casa nuova e quindi mi mancano tantissime cose appunto per la casa, quindi che magari avevo quando abitavo con i miei e ho lasciato di là perché magari lo usavo con mia mamma piuttosto che erano cose di quella casa e quindi piano piano sto recuperando delle cose che mi mancano. Come sempre ringrazio Shein per avermi mandato questo pacco. Oggi sono tutte cose per la casa, ma per il reparto un po' più beauty rispetto a quelle che abbiamo visto negli ultimi video, che erano più tipo per la cucina piuttosto che il tavolino che ho messo in sala nell'altro video. Vi lascio qua scritto il codice di ricerca, come al solito lo inserite nella barra di ricerca di Shein e vi escono tutte le cose che vi faccio vedere in questo video. Iniziamo subito senza perdere tempo. Il pacco è gigante e super pesante, quindi lo metterò qua giù per terra. La prima cosa che vi faccio vedere è questo, magari lo faccio vedere da un pochettino più vicino, poi vi lascio qua il video di quando l'ho montato, perché se mi metto anche adesso a montare tutte le cose non ne usciamo più. Magari vi faccio vedere qualche pezzettino. Praticamente è un organizer per tenerci appunto i prodottini beauty piuttosto che i profumi. È di plastica ovviamente e mi piaceva perché era particolare e aveva tutto intorno questa lavorazione qua che secondo me con il mood del nostro bagno ci sta molto molto bene. Come altezza dovrebbe essere all'incirca alto così più o meno e non ricordo quanti piani. Ah, ok, ha praticamente uno, due, tre piani fatto così. E gira. La cosa divertente è che mi piaceva e per cui ho scelto questo è che girava. Ce n'era anche uno molto carino fatto ad angolo che secondo me ci sarebbe stato meglio nel nostro bagno, ma purtroppo era terminato su Shein. Ogni tanto ovviamente i pezzi terminano e poi vengono riforniti poco dopo, ma io non avevo voglia di aspettare, quindi alla fine ho preso questo qua rotondo. Passiamo alla prossima cosina che ho preso. Non ho mai preso nulla di questa insomma tecnologia su Shein, diciamo così, mi mancava un rasoio normale classico e quindi ho deciso di prenderlo e vedere effettivamente com'era, se funzionava, sì, ovviamente spero che funzioni, ma come funzionava. Insomma, vedere un pochettino perché di queste cose tecnologiche non ho mai preso niente su Shein. È anche waterproof, questa cosa non l'avevo letta quando l'avevo ordinato. 2 ore di ricarica e boh, magari apriamo un pezzettino e vediamo cosa c'è all'interno perché se no mi dite di cosa hai parlato in questo video di aria fritta che non ci hai fatto vedere niente. Un pochettino. Ah, è azzurro, figo. Allora, è fatto così. Sperando che il telefono metta fuoco, prima o poi ricomincerò a registrare anche con la macchina fotografica. Vediamo se è carico. Oh mamma, sì, è carico. Ok. Vabbè, ovviamente, dà anche la percentuale della batteria qua sotto. Ovviamente questo devo provarlo per vedere effettivamente come funziona, però molto molto bello e soprattutto non mi aspettavo perché non avevo letto il fatto che fosse waterproof, quindi bello, meraviglioso. Poi ho acquistato questa piastra che per me, non so se lo sapete, ma è un grande classico perché l'ho sempre avuta, soprattutto in estate. Questa piega è una piega che mi piace molto, l'ho sempre acquistata su Amazon mi sembra, però ho visto che era disponibile anche su Shein e quindi l'ho presa. È quella per fare le beach waves. Vi faccio vedere un pochettino com'è. Di solito prendevo, c'hai, come si chiamano, questa parte qua, insomma, più piccola rispetto a quella che utilizzavo io, perché la mia era la versione rosa, però forse vi dirò che è meglio in questo modo, perché adesso avendo i capelli molto corti, quelli grossi forse facevano le onde troppo morbide. Vi faccio vedere anche la mia e la differenza, così capite. Allora, non so se notate la differenza perché è veramente minima, però questa ha queste parti qua, insomma, le onde le fa un po'
pochettino più strette, un pochettino più piccole, mentre questa qua, che era la mia di prima, rosa, le fa un pochettino più larghe e più morbide. Le proverò, cioè la proverò, proverò questa e vedrò la differenza tra le due. Non capisco più che altro perché sulla scatola è disegnata quella rosa, mentre poi invece all'interno c'è questa qua in oro. Non ne ho la minima idea, sinceramente, però forse mi è andata bene per quello che dicevo, perché adesso avendo i capelli corti, queste un pochettino più piccoline sono meglio e soprattutto durano di più. Io ho i capelli molto lisci e quindi la piega, quella più morbida, mi dura veramente da Natale a Santo Stefano, mentre invece tipo ad esempio quando faccio il frisé per le gare di ballo mi dura molto di più perché è più stretto e anche i coni non sono così tondi ma sono a punta e quindi mi resiste di più. Però proverò questa e vediamo. Poi procediamo con qualcosa di un pochettino più piccolino da farvi vedere. Ho preso questo set, cerco di non fare bordello perché anche nell'ultimo video un casino con tutti questi sacchetti. Vi faccio vedere una cosa alla volta. Allora, prima di tutto ho preso questo set per... Ok, mi sembrava che spruzzasse qualcosa, spero di no, cioè non c'è dentro niente. No, ok, ho fatto un rumore che sembrava avesse spruzzato, ho detto ho annacquato tutto il telefono, no, ok. Praticamente è uno spruzzino, io questo lo utilizzo quando devo mettere le lozioni sui capelli o gli oli, perché è molto comodo, non mi sporco le mani, do una spruzzata così, e ce l'avevo anche di là, alla casa vecchia, e quindi l'ho ripreso. Questo tra l'altro rosa è troppo troppo carino. Insieme, nello stesso set, nello stesso pacchettino, c'erano anche questo, che è tipo uno spazzolino. Io di solito questi qua li utilizzo per lavare le scarpe, mentre invece questo penso sia tipo un pettinino per le sopracciglia, penso. Non ho mai avuto nulla di simile, ma è tipo un mini mini pettine. Poi vi ho già fatto vedere qualcosa di simile anche in un altro haul, però il set era fatto così, se riesco a non far cadere tutto, e quindi ho detto prendiamolo tutto insieme, mi serviva lo spruzzino. Questo pettine qua, che come vi dicevo nell'altro video, io lo utilizzo quando faccio la coda alta per fare la bella bella tirata. E un'altra cosa che vi ho già fatto vedere anche in un altro video è il pettine a coda, questo qua, per fare la riga, almeno io lo utilizzo per fare la riga dritta, non so, come vi dicevo, se ha anche altri usi a me ignoti. Comunque io utilizzo questo per fare la riga dritta e i dentini stretti quando mi devo pettinare, tipo vedete queste parti qua, questi ciuffettini qua, non su tutti i capelli perché sennò poi si spezzano tutti quando sono pieni di nodi, i miei si annodano tipo guardandoli, e quindi spesso i miei capelli sono pieni di nodi, quindi utilizzo la spazzola apposta. Non ricordavo di aver preso così tante cose, questo sono andata ad aprirlo con la forbice perché volevo evitare di spaccarmi completamente tutte le unghie. Ho preso un altro organizer, tipo quello che vi ho fatto vedere prima all'inizio. Questo è tondo, spero ci sia nel mio armadietto, perché questo non volevo metterlo esposto, ma volevo metterlo nell'armadio, però si apre così, in questo modo, quindi potete metterci magari tipo braccialetti, orecchini, qua volevo metterci gli elastici, le forcine, e quindi è fatto così, ha ben 1, 2, 3, 4 scomparti, anche questo gira completamente rispetto alla base, ovviamente sempre in plastica, devo solo vedere se ci sta all'interno del mio mobiletto, altrimenti lo devo lasciare esposto fuori, insomma, sul lavandino. E concludiamo con, tanto per cambiare, un altro organizer. Questo mi sembra più tosto, più solido rispetto a quelli che vi ho fatto vedere prima. Anche questo devo vedere se ci sta nel mobiletto. È una cosa che io trovo molto comoda perché occupa poco spazio, si mette così in piedi in un angolo appunto del mobile, della colonna dove ci abbiamo noi, e escono i cassettini in questo modo, quindi potete magari riempirlo fino in fondo e occupa poco spazio nell'armadio. L'ho pensato, anzi no, l'ho visto in realtà su Shein che lo utilizzava
utilizzavano per metterci dentro tipo i cotton fioc, le lenti a contatto per chi usa le lenti giornaliere, magari cioè, lo riempite fino in fondo e poi man mano che lo utilizzate andate a prendere le cose. Lo trovo veramente ottimo come salva spazio. Adesso io vi parlo così e spero che come altezza ci stia, ho qualche dubbio però, spero che in altezza ci stia all'interno del nostro mobile. E niente, bello, bello, questo anche bello solido rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima che era un pochettino cingolante. Ok, anche per oggi direi che ho finito, vi ho fatto vedere tutto quello che c'era all'interno di questo pacco dedicato al beauty e alle cosine per casa, per il bagno, per l'organizzazione, insomma. Fatemi sapere se vi è piaciuto sotto nei commenti, come al solito vi leggo tutti e io direi che per oggi vi saluto e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!